buonasera, benvenuti a Interno 8, eccoci qua pronti in trepidante attesa dei grandi ospiti di oggi, ma anche dei grandi condomini Tiziana Di Tonno, Luca Pompei, eccoci qua. Grandi, buonasera grandi a tutti. In tutti i sensi. Ma che bella serata che ci aspetta! Mumble. Linguaggio onomatopeico, mumble. Lo volete sapere? Ve lo dobbiamo dire chi stiamo per incontrare? No, non lo diciamo. È stato bello così, arrivederci, ci vediamo venerdì prossimo. Lo dobbiamo dire, quello che le donne non dicono, capite. Guardalo. Quella canzone, sa lui, è quella, Mare li propone di nuovo. Allora lo conosci Peter veramente. Peter Pan, mistero, vado avanti. Enrico Ruggeri, tra poco con noi, sta per uscire il suo nuovo disco, una primizia, perché uscirà venerdì prossimo. E quindi noi, con una settimana di anticipo, ci facciamo dare qualche informazione. E poi dalla musica piacere di sono trepidante proprio di ascoltare uno scrittore, poeta, filosofo, sto parlando di Remo Rapino, premio Campiello, insomma simpatico, lo vogliamo dire, lo faremo scoprire anche al nostro pubblico. Sì, veramente devo dire che puntata frizzantella, se non fosse che così glielo stai facendo? No, scusa. Vabbè, diamoglielo questa opportunità di avere il suo spazio, l'editoriale di Luca Pompei, che noi comodamente andiamo ad ascoltare molto attentamente, come siete, spero siete proprio delle brutte persone. Veramente delle brutte persone. Vabbè, ci allontaniamo. Ciao Luca. Pensavo di essere stimato, ma evidentemente non è così. Ma io vado avanti, proseguo. Un numero scritto a penna sul dorso della mano. Una busta di plastica con dentro dei documenti e uno zainetto sulle spalle con qualche indumento e poche cose da mangiare. 1000 chilometri da Zaporizia verso la Slovacchia, percorsi con un peso in fondo leggero, più leggero del peso riposto nel cuore per aver lasciato la sua casa, sua madre, sua nonna malata e i suoi tre fratellini. I poliziotti che lo hanno individuato alla stazione raccontano di un ragazzino sereno e determinato e rimangono anche un po' meravigliati da tutto questo, da questo piccolo grande viaggiatore orfano di padre per nulla smarrito e disperato, perché questo piccolo grande viaggiatore di appena 11 anni si è fidato delle raccomandazioni di sua madre, andando dritto per la sua strada verso una meta precisa, dei parenti a Bratislava, che grazie a questo numero scritto sul dorso della mano sono venuti a prenderselo per averne cura. Questo piccolo grande viaggiatore, definito dai poliziotti slovacchi un vero eroe, è un po' il simbolo di tutti i bambini ucraini, di quelli che ce l'hanno fatta come lui, ma anche di tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Perché la guerra, ogni maledetta guerra, è una passata di straccio lercio sopra un piano pulito, sopra l'innocenza e la dignità, sopra la voglia disperata di futuro, scritta sul dorso di una piccola mano. A Interno 8 questa sera c'è un gradito ritorno. Lui è un vero rocker con le radici nel punk e come ogni rocker ha in testa idee di ribellione e rivoluzione. Così dopo 40 anni di carriera, dopo aver vinto il Festival di Sanremo due volte, di recente anche il Premio Tenco e aver condotto eventi e programmi TV, è tornato con un nuovo disco che tira le somme proprio sui sogni rivoluzionari. Diamo il benvenuto a Enrico Ruggeri. Ciao Enrico! Ciao Paola, buongiorno, buonasera a tutti voi. Grazie Enrico di essere qui con noi, veramente dicevo gradito ritorno. La scorsa volta venisti in veste di scrittore, perché tu sei tante anime in un uomo solo, ma adesso torniamo a parlare di musica, che devo dire è l'argomento che con te ci prende molto di più di tutto il resto. Usciamo allo scoperto. Eccomi. Allora io partirei con il dire che venerdì
prossimo, il 18 marzo, esce La Rivoluzione, il tuo nuovo disco. Come stai vivendo questo periodo d'attesa, Enrico? Beh, si riparte, e quindi questo lo sto vivendo positivamente. Naturalmente ci sono tante cose da fare, e stiamo organizzando, stiamo facendo le prove del tour, insomma, ci sono tante cose da fare, ma questo è molto... è molto positivo dopo tre anni nei quali ci sono stati periodi nei quali le cose da fare erano pochissime. Certo, molto stimolante immagino, però gli ultimi due anni, se non sbaglio, li hai passati proprio lavorando a questo disco? Beh sì, perché la prima parte, diciamo il primo lockdown, quello di marzo 2020, ho iniziato a scrivere il romanzo e dato che c'era molto tempo l'ho finito in quattro mesi lavorando 6-7 ore al giorno. Io pensavo ci avrei messo tre anni, perché in una vita normale 7 ore al giorno sono, non le trovi. E invece in quel periodo ho fatto di necessità virtù. Se dormi 7 ore e lavori 7 ore al libro, te ne rimangono ancora 10 da impegnare. Quindi insomma è andato tutto bene da quel punto di vista, il libro è andato bene, mi avete portato fortuna. Dopodiché sì, ho cominciato ad andare in studio appena si è potuto e abbiamo fatto questo album, che è molto strano per me, perché io in 40 anni ho fatto 38 album, quindi quasi un album all'anno. Yeah. E adesso per fare questo ci ho messo tre anni e nella mia testa è un po' un best, perché probabilmente a bocce ferme, anzi a bocce mosse, in tre anni, due o tre album li avrei fatti, quindi è il meglio di quello che avrei dovuto fare se non ci fosse stato tutto quello stop, e quindi brani buttati, brani rifatti, brani ripensati, suoni diversi, insomma mi spingo a pensare che forse anche in altri momenti della mia carriera, invece di fare tre album in tre anni, ne avessi fatti due o uno, forse avrei fatto meglio, ecco. Ma oddio, insomma, diciamo che il tuo istinto ti ha sempre premiato molto, il tuo lavorare, sì, sì. Il tuo lavorare alacremente, insomma, ha dato vita a degli album. Io lo so, cito sempre quello, ma per me, io li conosco tutti i tuoi dischi, ma Gli occhi del musicista per me resta insuperabile. No. Sono curiosa di vedere se La Rivoluzione supera Gli occhi del musicista, te lo saprò dire, però sono anche adesso veramente curiosa di sentirtene parlare, perché leggo che è un concept album autobiografico su una generazione che ha affrontato anni di grandi cambiamenti sociali e culturali, tra, diciamo, opulenza e delusione. Insomma, qual è l'immagine che viene fuori da questo disco? Quello di un rivoluzionario arreso? Ahimè, la rabbia, se possibile, è aumentata nel corso degli anni. Diciamo che si riflette, ho riflettuto intanto su tutti, cioè sul fatto che quando siamo adolescenti abbiamo determinati sogni e determinate aspettative sulla vita che poi vengono disattese, cioè la vita è diversa da come ce la immaginavamo quando avevamo 15 anni, nel bene e nel male. Poi naturalmente, vista dagli occhi della mia generazione, la generazione di quelli nati agli inizi degli anni 60 o come me alla fine degli anni 50, insomma è una generazione molto particolare, perché siamo partiti con un mondo ingenuo, con Carosello, ci siamo svegliati da bambini con le bombe di Piazza Fontana, poi è arrivato il terrorismo, sono arrivate le Brigate Rosse, è arrivata l'eroina, è arrivato l'AIDS, però per contro la mia è la generazione che sta reggendo le sorti del mondo, no? I sessantenni, diciamo, sono quelli che occupano i ruoli chiave, quindi qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno ce l'ha fatta male, qualcuno ce l'ha fatta accettando compromessi, qualcuno si è integrato, qualcuno si è ribellato e qualcuno invece si è perso per strada. Quindi tutto questo per dire che è una generazione molto letteraria da raccontare. È vero, è vero. Poi tra l'altro nel primo singolo, la title track, tu dici siamo la rivoluzione da sempre sognata, sì, vincitori di un grande girone, poi sconfitti in finale perché quella sera avevamo da fare. Insomma, questo mi sembra veramente l'atteggiamento di chi si avvicina alla rivoluzione pur sapendo che ci proverà, ma
come dire, va anche, sì, bene, va anche bene non farla. Ma sì, è uno stato mentale, della rivoluzione, almeno nella mia, nei miei intendimenti, non è una barricata di piazza, però è anche un atteggiamento nei confronti del mondo. Oggi siamo tutti spinti a pensare a qualcosa, no? Cioè l'opinione viene indirizzata. E quindi, insomma, tutte le volte che qualcuno, non dico dissente, ma quantomeno fa qualche riflessione in più rispetto al pensiero corrente, sta già facendo una piccola rivoluzione. Eh già. Intanto, dopo questo primo assaggio rivoluzionario, diciamo, è arrivato anche un nuovo singolo che si intitola Parte di me. Questa volta è una ballata dedicata al ricordo degli affetti della nostra vita che non ci sono più, ma che in fondo restano. Pensi spesso, Enrico, a persone, affetti, amori che hai dovuto lasciare andare? Quotidianamente, perché insomma, sia a persone che ci sono ancora ma non nella mia vita, ma soprattutto a persone che dal punto di vista terreno non ci sono più del tutto. Ma mi viene istintivo farlo, dire ma chissà cosa direbbe mio padre o mia madre di questa cosa. Sono persone che ti accompagnano naturalmente, sono le tue radici, sono le tue origini. Io sono figlio unico e nipote unico, quindi ho passato metà della mia vita a essere il più giovane della famiglia. Poi invece ho cominciato a far figli, eccetera, eccetera, e adesso sono il più vecchio della famiglia. E quindi naturalmente, insomma, questo inevitabile passaggio di consegne poi ti fa pensare a tante cose. Eh sì, allora questo abbiamo detto è un singolo, una ballata che andiamo ad ascoltare. C'è qualcosa che dobbiamo sapere prima di sentirla e vederla, Enrico? Beh, diciamo che ha delle sonorità decisamente particolari per il mondo di oggi sicuramente, ma anche per me, perché per esempio inizia quasi solo la voce e gli strumenti arrivano in assolvenza e a un certo punto, quasi senza che l'ascoltatore se ne renda conto, il finale è abbastanza ridondante, ci sono archi, c'è un violino, ci sono tante cose che arrivano di soppiatto e creano un tappeto sonoro che mi sembra quantomeno interessante e strano. Allora ascoltiamola e vediamola insieme, questa è Parte di me, lui è Enrico Ruggeri. Eccola qui la canzone, il nuovo singolo di Enrico Ruggeri che anticipa l'uscita dell'album La Rivoluzione, che venerdì prossimo, il 18 marzo, sarà nei negozi. Noi siamo qui con Enrico a farci raccontare, a farci dare qualche anticipazione di questo album. Intanto questa canzone, Enrico, come giustamente dicevi tu, colpisce molto musicalmente perché è una scelta minimal quella che fai, quantomeno come partenza del brano. Ci sono pochi strumenti, un'atmosfera, abbiamo sentito, abbastanza rarefatta, mentre il primo singolo che abbiamo citato, La Rivoluzione, è un pop rock più classico. Allora, questo disco in uscita lo dobbiamo immaginare proprio così, questo come un alternarsi di queste atmosfere diverse? Direi che poi il colpo di scena sarà tra una settimana, perché in realtà Parte di me, come dire, è un singolo particolare per traghettare verso l'uscita dell'album, perché poi tra una settimana esce una canzone che invece si chiama La fine del mondo, anche se è stata scritta in tempi non sospetti, non è apocalittica, ecco, come canzone, però si chiama La fine del mondo, che è, dal punto di vista sonoro, direi l'esatto contrario di Parte di me. Quindi, cioè, mi piace un po' mischiare le carte in tavola. Bene, insomma, motivo in più per attendere questa, con curiosità, questa uscita. All'interno c'è anche una collaborazione, ma leggo collaborazione, non duetto, con Andrea Mirò, giusto? No, beh, allora, un duetto nell'album, anzi sono due duetti, sì, cantori, diciamo, sì. Uno con Silvio Capeccia, tastierista dei Decibel, e uno con Francesco Bianconi. Dei Baustelle, sì. Dei Baustelle, non solo, se dicessimo Francesco Bianconi dei Baustelle, forse hai non ragione, gli farebbe piacere. Hai ragione. Comunque, Andrea Mirò ha composto una canzone e ha suonato tutta la parte di archi, appunto, per esempio, di Parte di me. E poi c'è Massimo Bigi, che era il mio tour manager, è una storia strana.
Io gli ho prodotto un album di esordio a 62 anni l'anno scorso, mentre i discografici cercano i trapper sedicenni, io produco un album di esordio. A proposito di rivoluzione. Sì, e anche a proposito del mio, come dire, pallino per gli affari, che non è... Massimo Bisi, che ha scritto delle canzoni, ce ne sono quattro che abbiamo scritto assieme. Una era La Rivoluzione, una era Parte di me e ce ne sono altre. Sì, ma come sempre io ho il mio studio diventa un po' il bar sport, nel senso che passano un sacco di amici, musicisti, quindi spesso anche nascono collaborazioni non preventivate. Immagino, però un duetto con Andrea non se ne parla, perché insomma io ancora, come tanti italiani, caro Enrico, abbiamo ancora nella memoria e nel cuore Nessuno tocchi Caino, che tra l'altro io aggiungo questo piccolo dettaglio personale, ero in sala stampa quando lo avete presentato e ricordo, è calato il silenzio, e tu puoi capire che sala stampa al Festival di Sanremo, calare il silenzio è cosa molto rara, e questo sì, è accaduto con voi due. Vabbè, poi lì portaste ovviamente anche una figura legata a Nessuno tocchi Caino, l'associazione, insomma, era qualcosa contestualmente davvero molto molto profondo, però quel duetto è un duetto riuscito. Poi c'è stato con Anna il freddo che ha, insomma, anche una replica, come dire, di questo insieme, però poi di duettare insieme non ne avete voluto più sapere. Ma dal punto di vista canoro, lei ha fatto degli interventi nelle canzoni, anche in questo album. Dal punto di vista, come dire, di carriera, insomma, lei sta facendo un sacco di cose, una tournée con un signore che si chiama Ezio Guaitamacchi, sul rock, una serie di concerti su Gaber, poi la settimana scorsa era a Madrid per suonare per un premio che si chiama Premio Bianca da Ponte. Come no? Insomma, sta facendo molte più cose di me, dal punto di vista quantitativo. Allora il problema è che non vi incontrate, il problema è che non riuscite a incontrare. In un certo senso sì. Senti Enrico, a proposito di tournée, come dicevi stai preparando la tua che partirà ad aprile, ci sono già diverse date, come la stai costruendo e immaginando? Beh, tanto stiamo suonando una via di mezzo tra il piacere di trovarsi a suonare e invece fare una cosa professionale, cioè preparare i concerti. E, beh, naturalmente la si vive con impazienza, adesso partiamo da 5 teatri, ma contiamo insomma, stiamo seguendo la legislazione, no? Per capire dove, come, quando si può suonare. Però le premesse sono buone e dal mio punto di vista, come sempre, c'è da riproporre con persone, con materiale umano, senza sequenze ovviamente, i brani dell'album e cercare, senza stravolgere l'humus di canzoni classiche, per dire Il mare inverno, o Mistero, o Peter Pan, cercare di adeguarle a una compattezza di suono che sia credibile senza snaturarle, ma è una procedura che ci viene abbastanza naturalmente, direi. Beh, abbastanza rodata la cosa. Senti Enrico, ti sto per salutare, ma prima, insomma, non posso lasciarti andare via senza sottolineare il fatto che stavamo per rischiare di non avere un disco e di non vederti in tour perché ti volevano alla Presidenza della Repubblica. Tu hai preso 4 voti come Draghi. Enrico. Sì, infatti c'è stata una votazione, non so da dove siano arrivati, però 4 sono un segnale, perché sai, se ti vota uno è la goliardata, tutto il mondo dello spettacolo è pieno di persone che ha preso un voto, 4 vuol dire che c'era qualcuno, per carità, naturalmente questo è avvenuto nelle votazioni formali, no? Sai che i primi 3 turni si sa già che non verrà eletto il Presidente della Repubblica, però è un segnale che mi ha fatto piacere, devo dire. Insomma, 4 voti sono pericolosi. No, ho avvisato che dovevo andare in tour, Di non votarmi interiormente. Ma una vita politica non la faresti mai? No, non credo, no, non sono portato. Il politico naturalmente deve sempre dire una cosa che faccia piacere al proprio elettorato, quindi devi sempre fare delle cose
per esempio dal punto di vista mediatico, i tweet, le cose, ormai il politico è una scienza, però ogni tanto qualcuno è un po' maldestro, però in realtà tu devi, non devi scrivere quello che pensi, devi scrivere quello che pensi possa soddisfare quelli che ti voteranno. E quindi questo è già un po' lontano dalle mie caratteristiche, come purtroppo o per fortuna si è notato. Ma per fortuna, Enrico, continua a fare grande musica, ti seguiremo in tour e aspettiamo il 28 marzo, il 18 marzo, scusami, l'uscita di questo tuo disco, dunque venerdì prossimo. Grazie Enrico per averci dedicato il tuo tempo. Grazie Paola, grazie a tutti voi e avrete presto mie notizie. Lo speriamo. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo un ospite da conoscere. State lì. E dopo questo bel bagno di musica andiamo a interessarci di temi che ci attanagliano in questi giorni. Se io dico inflazione, se io dico rincaro del prezzo della luce, del gas, cosa vi si smuove dentro? Andiamo a vedere cosa si smuove dentro a una cittadina molto sensibile. Ci colleghiamo con la signora Fronta. Buonasera. Questa è la luce, questa è l'acqua. Signora Fronta. Un attimo che sto facendo. Allora, questa è la luce, questa l'acqua e questa la spazzatura. Salve, sono Enza Affronta. Buonasera. Signora Enza, ma cosa ci dice di questi aumenti? Cosa le devo dire? Dico che è un problema grave, guardi signora Paola, perché io l'altra sera, le porto adesso un esempio di casa mia, nel mio condominio ho acceso il riscaldamento, praticamente ho sentito da parte di tutti i condomini che facevano si è sollevato una meraviglia, poi dopo 10 minuti stavano tutti attaccati con le mani alla porta d'ingresso del mio appartamento. Che esagerazione. Io non capivo perché, ma poi ieri ha suonato il postino, guardi qua, guarda, mi è cascata la gatta che me lo porta appresso perché mi tiene caldo, scusate un attimo. Poverina, allora, ma come? Ecco qua, amicia. Allora, frista là. Allora, praticamente ha suonato il postino, ha portato la bolletta e corrente elettrica qua, 22 euro. Vabbè, ma non è mica tanto. È certo che è tanto, signora Paola, quello è solo quello del citofono, tutto quello che viene dietro, c'erano fogli. Ed era parecchio, era tanto. Sì. Guardi, io non glielo so dire esattamente, ma c'era un sacco di zeri. Addirittura. E guardi, le dico anche che in fondo alla bolletta, guardi, vede com'è fatta la bolletta, guardi, mi sono arrivati i plichi. In fondo alla bolletta proprio c'era scritto sappiamo dove abiti. E poi c'era anche un pezzo di lobo di orecchio che non sappiamo ancora di chi. In effetti, sarà che il problema è molto sentito. Hai voglia. E poi il prezzo del carburante è così alto che ieri sera sono andata al distributore e il benzinaio mi ha chiesto: i signori hanno prenotato? E poi quando mio marito ha messo 10 euro. E che quando puoi mettere? Ha messo 10 euro, gli sono passati giusto per andare al successivo benzinaio per mettere un'altra 10 euro. E così ha fatto tutta la giornata e mi deve ancora rientrare. No, povero uomo, mi dispiace, che vita. Però io poi ci ho parlato, sa? Perché gli ho detto qua dobbiamo cambiare macchina. E lui come l'ha presa? L'ha presa a pedali, almeno non mettiamo la benzina. Signora mia, frista là. Poi guardi, io vengo sempre qui alle poste, ma perché devo pagare le bollette? Anche perché mi scaldo, la porto pure la gatta e vedo una riscaldata. Arrivederci signora Paola. Arrivederci signora Enza, la sua sensibilità per noi è sempre un gran punto di riferimento, però ha ragione, sto caldo, troppo caldo. Gas, questa è l'acqua, questa è la spazzatura, mamma mia, sono ladri questi, sono ladri. E
E dopo il caro energia è tempo di tornare alla musica e questo venerdì lo facciamo giocando in casa. Il cantautore che vi presentiamo infatti di Chieti si chiama Manuel D'Alessandro, ma il suo nome d'arte è Man Stewart. Classe 95, inizia a suonare la chitarra da piccolino per poi formare a 18 anni una tribute band del cantautore romano Mannarino, i Desperados, con la quale gira l'Italia. E dopo un po' di esperienza on the road, eccolo pronto a confezionare il primo singolo, Gabbiano, seguito più di recente dal brano Vicino a me, romantica dichiarazione d'amore tutta contemporanea, e poi Uragano, brano che sa di rabbia e di amore annoiato, e ora è tempo di Complicità, la canzone con la quale lo presentiamo in una versione realizzata appositamente per voi. Ciao a tutti, sono Man Stewart e vi presento il mio ultimo lavoro dal titolo Complicità. Un abbraccio e un saluto a tutti i telespettatori di Rete 8. Esco perché è già tardi, perché mi rimpiangi? Chiedi vuoto e ci sei solo tu, che da giorni che piangi, ti strappo un sorriso. Tu chiudi gli occhi e divento un bambino che non sa più giocare. Vestiti bene che stasera ti porto al mare. Vuoi fare l'amore sopra uno scoglio perché non ho bisogno di tutte quelle parole. Non ho nemmeno più bisogno del caffè. Sei come droga che mi arriva dritta in testa. Tutto l'amore che ho sei tutto ciò che resta. E se domani un altro giorno arriverà, chissà davvero con chi avrò complicità, se riuscirò a svegliarmi mai di buon umore. Na na na. Luna, stasera mi porti fortuna. Stasera non c'è più la luna che mi viene a salvare. Ti stringo forte così da me non potrei più scappare. Balliamo un tango di notte, facciamo pace dopo tutte queste volte. Non ho bisogno di tutte quelle parole. Non ho nemmeno più bisogno del caffè. Sei come droga che mi arriva dritta in testa. Tutto l'amore che ho sei tutto ciò che resta. E se domani un altro giorno arriverà, chissà davvero con chi avrò complicità, se riuscirò a svegliarmi mai di buon umore. Nasce in provincia di Chieti nel 1951. Vive a Lanciano, dove è stato docente di filosofia e storia al liceo classico. Accompagna la sua attività di docente quella di scrittore e poeta. Nel 93 pubblica Dissintonie e poi La vita buona, Esercizi di ribellione, Le biciclette alle case di Ringhiera. Si aggiudica il premio Campiello 2020, arriva finalista premio Napoli e candidato al premio Strega con l'opera Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Il suo nuovo libro è Cronache dalle lettere di Scarciafratta, un paese che non esiste, o forse sì. Segni particolari, la sua sensibilità attraverso la scrittura riesce a dare voce pur a quel che ne sa parlà. A Interno 8 questa sera c'è Remo Rapino, benvenuto. Grazie. Ciao. Grazie. Remo. Ciao, ciao. È vero, dare voce a pur a chi ne sa parlà. Appunto, perché la storia la fanno pure loro, insomma, come dice sì. De Gregori. Sì. Quelli che non sanno neanche parlare, dice nella canzone. Oltre a quelli che così. Hanno letto milioni di libri. Sono importanti tutti e due. Assolutamente sì. Stiamo su questo libro, partiamo sì. Da qui, partiamo dalla fine, come si fa spesso. Cronache dalle terre di Scarciafratta. Un libro, ma è vero che nasce da un guasto dell'auto, quantomeno la sua ispirazione? Sì. No, l'ispirazione è stata una condizione non voluta, perché tornavo dall'Aquila e avevo una vecchia Uno, insomma, era vecchia pure quando era nuova, quindi è mi sono fermato in un paese che era vicino a Calascio e quindi poi
sono stato qui e andando su mi hanno raccontato la storia di un paese che non c'era più, che infatti non c'era più, e quindi un paese abbandonato, un paese morto, dove però viveva solo una persona con un cane, un signore che è stato lì per 10 anni. E quindi il guasto della UNO è stato favorito questa occasione, questa vicenda, questo evento. Per cui parlando con alcuni vecchietti nella piazza del paese, sono messo a parlare e poi ho preso qualche appunto e è rimasto dentro la memoria per diverso tempo. E alla fin fine mi è venuto in mente di scrivere la storia. Prima era stato un monologo, una specie di racconto, poi via via si è allargato, si è allungato, ci ho messo altri personaggi, mi sono invitato in un paese che non esiste. Scarciafratta, che è un nome che non esiste. Anche c'è stata una signora, tempo fa mi ha telefonato e mi ha detto che avevo fatto un errore perché esiste il nome del paese Scarciafrolla, che ci sta veramente. E tra l'altro vedete bene vicino. Su Scarciafratta, la stessa provincia. E quindi, allora da questo paese, inventando questi personaggi con dei nomi molto strani, poi le ispirazioni vengono da tanti fattori. Il fatto del guasto della UNO è stato un fatto così occasionale. Avevo in mente questa cosa perché ero convinto che inventare un luogo che non esiste è uno strumento buono, una buona occasione per parlare di cose che esistono effettivamente. Certo. E quindi come la solitudine, come la disperazione dei paesi abbandonati, l'emigrazione, le vicende naturali come un terremoto. Sì. Perché poi in Abruzzo ci sono. Scusami se ti interrompo, però questa mi sembra un po' una costante nella tua scrittura, cioè raccontare luoghi, persone che non esistono ma sono possibili, perché da qualche parte esistono. Sì, sì, questo sicuramente sì. Infatti la difficoltà a credere dipende dal fatto che questi personaggi hanno dei nomi stranissimi. Ma qui non svelo un segreto dicendo che è stata una cosa molto semplice, perché ci sono dei siti che ti danno tutti i cognomi strani, italiani, più strani, e dei nomi i nomi più strani. Ah, per sei lì io, che vai a scrutarli. Ho incrociato cognome strano, nome strano, è uscito Pigliapoco Violante, Altamira Saporito, Malvina Capezza, cioè sono nomi reali, però li ho incrociati per evitare querele, certo, tra cognome e nome, però tutte persone che non ci sono più. E poi l'ispirazione più importante è venuta da un libro che ho amato tantissimo, che è l'antologia di Spoon River, dove praticamente ci sono questi personaggi che si raccontano e dicono finalmente la verità, perché sono lapidi che parlano, sono morti che parlano. E come sono convinto da sempre che e i matti, come il Liborio, e diciamo così, i morti non possono mentire, non mentono mai, non hanno motivo per mentire. Quindi per questo è venuto fuori questa, con questo personaggio Mengo, che sì, è una specie di figura simbolica che dà voce a chi non ha voce. Sì. In questo senso penso che sia importante far raccontare la storia da quelli che sono più ai margini, sì, perché forse vedono cose che noi non riusciamo a vedere. Lui è il suo cane, vedere. Questo cane di 15 Chambricò, anni, lui Chambricò, il suo cane che sta a fianco che a lui. Sta là. Lui si racconta. Gli altri raccontano di lui, ogni personaggio poi si incrocia e però racconta. Però non dialogano tra loro, sono tutte narrazioni. Dialogano indirettamente perché ognuno cita le cose di un altro e così via. E quindi è questo uomo che vive da solo con le sue illusioni, i suoi fantasmi, le sue visioni. È una specie di Don Chisciotte, insomma, che vede cose che non esistono. E quindi mi ha dato. E poi inizia il libro con l'ultima notte di Liborio, che coincide con la notte con cui gli astronauti americani vanno sulla Luna. E come Mengo. Infatti, Mengo, dicevo io, c'è un link tra invadente. Invadente. Madonna, Liborio, è invadente. Ma è vero che ti salutano, ciao Liborio? All'angia, no, oh Liborio, no, ciao, cioè, come dici? Ah no, certo, ciao. No. Oh Liborio, no, ma c'è sempre delle cose, perché sono andato, non so, a presentare, io pensavo che dovessi parlare di questo, non mi ricordo, da qualche parte ultimamente, no, veramente, mi hanno interrotto, noi l'abbiamo cadere per Liborio, c'è questo poveretto, assolutamente. Non vuole morire della serie. E quindi, vabbè, morire. Poi è la stessa cosa. Ma male. Ci sarà un seguito, magari Liborio potrà tornare a vivere. No, Liborio è invadente, abbiamo chiarito le nostre percentuali, quindi finito qua. E niente, quindi sono stato molto contento di questa scelta, perché questo Liborio è più un discorso individuale, che uno racconta se stesso e racconta la storia di un paese. Sì.
di un secolo, grosso modo. Mentre qui è un romanzo collettivo in cui tutti intervengono. E se ci facciamo caso, non sappiamo mai qual è la verità. Infatti uno dei, sembra strano, però sono partito da una domanda che troviamo nei Vangeli. Dice, che cos'è la verità? Quando Pilato interroga Gesù, quid est veritas? E Giovanni scrive, Gesù non rispose. Quella non risposta mi ha fatto pensare che le verità possono essere molte a questo punto. E quindi ognuno racconta la sua storia, la sua, e comincia con Mengo che con il suo assistente, Cippella Oreste, pure lui. Cippella. Cippella, ma lo postando si vedrà. Sì, Cippella è un soprannome di uno di Lanciano. Oreste poi. Salutiamo Cippella che ci sta Cippella, seguendo. Mettiamo, no, ma, quindi era un amico. E allora, perché Liborio muore sulla costa adriatica, e lui non guarda mai il mare perché ama la sua montagna. E quindi muore quando la luna viene conquistata dagli americani, dagli astronauti, la stessa notte. Perché lui parlava solo con la luna, non parlava con altri. E quindi mi è piaciuta questa suggestione, questo Mengo. Incrocio. Mengo, sembra lì. Cioè, quando dico sul Liborio, niente, non vedi che sei tu il primo a non togliertelo dal cuore e dalla quando, bocca. Sì, sì, è me. Ma perché uno ancora si afferma. Ma Mengo, piano piano, vedrai che si fa la strada. Anche perché, insomma. Tu hai citato l'antologia di Spoon River. Sì. Però, se posso, sentendoti parlare, Scarciafratta è un po' la Macondo d'Abruzzo. Sì, perfetto, cioè Scarciafratta sta a metà strada, insomma, no? Tra la Macondo, che è un paese immaginario, i cent'anni di solitudine, che di Marquez, che è un libro a cui sono due libri che sono molto, molto molto legati, sono dei libri, io quando disegnavo dicevo sempre ai ragazzi di mettere sul comodino l'antologia di Spoon River e di, prima di dormire di leggersi una o due poesie, perché ce n'è una molto molto bella, a parte il matto che ha ispirato anche De André. Sì. Però c'è questa, c'è un certo punto, si legge in un verso, la signora Gris dice, vorrei dire a questa generazione di imparare a memoria qualche verso di verità o di bellezza, perché potrebbe servire nella vita. Ecco, questa indicazione, io spesso dicevo ai ragazzi, sai, il problema della lettura, si legge poco, e quindi tante altre cose. E quindi è un libro che mi ha ispirato tantissimo, perché vabbè, poi è legato anche a De André, è legato a Spavese, è legato a un... Ascoltavi De André, ascolti De André? Sì, ma infatti De André era uno dei... non soltanto lui, perché questi grandi autori non sono grandi perché hanno scritto belle canzoni. Se noi ci pensiamo, grandi autori sono come De André, che si è ispirato a un libro come L'antologia di Spoon River, oppure per pubblicare La Buona Novella si è ispirato ai Vangeli Apocrifi, cioè dietro di loro... c'è una differenza notevole rispetto ad altri, perché c'è un grande retaggio culturale. Certo. Io ho l'occasione di conoscere il Campiello, Guccini, Vecchioni, ma veramente questi per fare una canzone leggono libri. Come un pittore bravo. No, è che la canzone nasce proprio dopo la lettura di un libro. Dopo la lettura, e quindi come uno che dipinge un quadro si prepara, insomma, a leggere la realtà. E quindi questa è la grande, cioè che dietro, ma così anche per i romanzi, c'è sempre una grande filosofia. Cioè c'è una differenza tra Remo Rabino e Dostoevsky, no? Perché in effetti Dostoevsky, quando scrive L'Idiota oppure Delitto e Castigo, ci trasmette una filosofia di vita, è una filosofia nel senso pieno del termine, così anche i grandi autori, ma anche i grandi gruppi musicali, eccetera. Per cui ecco, sono rimasto legato a quegli anni, che sono gli anni della mia colonna sonora, questi grandi autori. Certo. Quindi ancora oggi li cantichi e così via. E non riesco a canticchiare Blood, quello, io chiamo Mahmoud Blanco. Peccato, volevo farti accennare un pezzo di Brividi Blanco. Si è rotta la caldaia, per questo c'era a casa mia. Sentiremo, però hai detto Dostoevsky, immagina che cosa mi sia aperto, che scenario mi sia aperto a me. La guerra. Allora, io intanto so che è un tema che ti fa arrabbiare molto, per cui non ti voglio sfriguliare su quello, no. Però ti chiedo dove ti sta portando il pensiero, perché poi da lì nasce magari un'ispirazione, non so, però in questi giorni il tuo pensiero dov'è? Il mio pensiero è un pensiero che lo sento che come partorisse depressione, paura. Ma non tanto per quello che mi riguarda, perché penso molto al destino dei bambini e che io non riesco veramente a vedere le immagini, a leggere sì, ma le immagini no. Poi forse che avrò due nipotini a Bologna,
quelli che mi dissero che ero costretto a mangiare i biscotti di Campiello, perché avevo il Campiello, perché compro sempre, quando vado su sono sempre con loro. E allora penso a loro, al mondo che vedranno, perché noi abbiamo tre grandi temi e su cui penso non ci sia, ho poche speranze, non so, penso alle malattie, alle pandemie, perché ne avremo ancora altre, okay. La distruzione dell'ambiente, noi stiamo bruciando il nostro pianeta, stiamo consumando le energie di riserva, e quindi è la guerra, e le guerre, perché le guerre sono state tante, noi pensiamo che la seconda guerra mondiale sia l'ultima, no, sono state 350 guerre, dalla Corea al Vietnam, certo, fino ai Balcani, quindi c'è sempre cioè è la globalizzazione armata questa che si è creata, e quindi sono molto, molto dispiaciuto, molto timore, e credo che sia frutto non soltanto frutto dei fattori economici, commerciali, di ricchezze, di energie, ma anche perché il mondo non può vivere su questa mancata redistribuzione della ricchezza. Ci sono paesi ricchissimi, sono i più poveri del mondo, pensiamo alla Nigeria. Sì. E poi le guerre penso che cominciano a venire anche per la stupidità, per l'arroganza, e certo, questo è ancora più difficile. Però io credo che questa sia una guerra nuova, in che senso? Nel senso che per esempio la seconda guerra mondiale, che è quella a noi volendo più vicina, non aveva i mezzi di diffusione che ci sono oggi. Le immagini che ci arrivano oggi sono dei pugni in faccia, sì, 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 quotidiani, e immagino che per una sensibilità di uno studioso in primis, di uno scrittore, possano quelle immagini arrivare in un modo io ricordo, mi viene in mente quello che dice, importantissimo, perché le prime immagini crude furono quelle del Vietnam negli anni, fine degli anni 60, oppure dell'invasione sovietica di Praga, in cui vedevi questi bambini vietnamiti bruciati dal napalm, ma le vedevi dei, certo, filmati, ed erano scene terribili che uno pensava di non vedere più, invece adesso li vedo. E quindi io sere fa sono stato invitato da un parroco molto bravo della mia città, la parrocchia di Santa Rita, 167, a parlare con i fedeli e su scegliere un tema, insomma. Io ho scelto questo tema, può un non credente dirsi cristiano? Perché io non sono qui, ho detto la verità, non sono non credente, c'era anche Monsignore e così via. E è uscito fuori il discorso sulla guerra. E io ho citato, è stato molto bello, l'Ivan Karamazov, quando Ivan dice non posso credere a un Dio se i bambini soffrono. E poi anche altre frasi, a un certo punto quelle frasi le ho nascoste, poi alla fine, erano di Papa Bergoglio, che diceva che lui si ispirava molto a Dostoevsky e a Ivan Karamazov. La differenza è che lui fa delle domande, però Dio non le spiega, non gli risponde. Però dice il Papa, la differenza è che io sono sicuro che lui mi guarda, questa è la differenza, lui si sente, io non ho questa fortuna, però mi ha colpito molto che dentro una chiesa si facesse un discorso di questo genere, è un dibattito molto pieno di giovani tra l'altro, e la prima domanda è stata, la guerra era sempre alleggiata, dovevamo parlare d'altro, sì, poi certo, l'altra sera certo, a Rete 8 con Carmen, la prima domanda è, io volevo parlare della guerra, perché è una cosa che ci portiamo dentro, sì, e insomma ci fa riflettere. Ci circonda, su quello in questo che momento saremo, è ovunque, basta quello, prendere un telefono, sì, la prima immagine che ti appare. Sono anche qui, sì, le, sì, conseguenze, certo, ci saranno. Certo, ma le famiglie, proprio le immagini sono, la redazione quotidianamente, no? Sì. Racconta. Sono inguardabili queste immagini. Assolutamente, non, sì. Non so che cosa sia. Ma accadendo, secondo te, tu che hai studiato tanta filosofia, l'hai insegnata anche, il pensiero ci può salvare? Ora non voglio buttare, come dire, questa chiacchierata in un discorso filosofico, però voglio cogliere l'occasione della tua presenza. Cosa ci può salvare? Io penso che siano due gli elementi che dobbiamo coltivare, ma fino in fondo e con onestà. L'uno è la ragione, quello che tu dici, il pensiero, e l'altro è il cuore. Con la ragione e col cuore, con la ragione e i sentimenti, possiamo sentire la ragione come un sentimento e sentire i sentimenti come qualcosa di razionale, cioè necessario perché si possano risolvere le questioni che poi dipendono anche da questioni molto grandi. Io spesso si va alla ricerca di alibi, io penso che i nazionalismi, i populismi, gli ideologismi vengono dopo, ma che prima ci sono i grandi interessi. Una volta, posso ricordare un aneddoto veloce, mi trovavo in Jugoslavia con dei colleghi, stavamo lì intorno a un tavolo, eravamo in quattro,
avevamo 4 panini e 4 birre, stavamo pranzando, diciamo così. Allora si parlava di queste questioni della Serbia, Croazia, ancora esplodeva nulla, però si sentiva nell'aria. Uno di questi, che tra l'altro era un professore di filosofia che è stato da Venezia, mi dice: provate a chiudere gli occhi. Quando noi li riaprimmo, abbiamo pensato a un gioco, c'era sul tavolo solo un panino e solo una birra, noi eravamo in quattro. Adesso chi mangia e chi beve questo? E noi siamo così. Lui disse: tocca a me perché io sono serbo. Lui, l'altro dice: no, tocca a me perché sono croato. E lui dice: no, tocca a me perché io sono straniero, sono ospite. Quindi. In effetti lui ci fece capire che quando si riducono i margini di sussistenza, quindi fattori economici, no? Allora si riconosce non più con, perché un serbo è un croato, un ucraino è un russo, sono uguali se li vedi fisicamente, molto uguali. E quindi è questo il problema che sorge. E quindi il problema è questo. Il tuo nuovo libro è lo scenario di un terremoto? Sì, la cosa brutta. No, vabbè, certo, dalla guerra al terremoto, noi adesso allegria stiamo proprio. No, però scherziamo, nel senso che è uno scenario che però anticipa, come dire, quelli che sono poi i temi di quella solitudine che un terremoto poi risveglia, certo, no? Certo. E quindi io mi chiedo anche quali narrazioni, quante narrazioni attuali ci sono qui dentro che possono sposare poi un pensiero di smarrimento collettivo che viviamo adesso. Quanta attualità c'è in questo libro? Ma io credo che in tutti i libri ci siano anche, perché chi scrive, penso che scriva sempre un po' di sé, anche se non se ne renda conto. E chi legge anche legge un po' di sé, qui si incontra il lettore e lo scrittore. Assolutamente sì. Poi io credo che sia un po', sì, ci sta molto attualità, perché poi alla fin fine un libro, anche se non ci sono tante storie dentro, storie, anche memorie, ricerche, non nasce così facilmente. Io volevo dimostrare, tra le altre cose, conoscendo un po' la nostra regione, ma anche altre regioni, l'Italia è piena di paesi morti, di paesi abbandonati, che non esistono più. Infatti adesso, come corollario di questo libro, prodotto, diciamo così, dei versi, siamo il paese dei libri morti, che speriamo che trovi libro una soluzione. Sì, di poesie, che sono, le sta anche giusto, musicando, quindi insieme a un amico, quindi c'è uscita, ma insomma non è che sono tanto, però non è De André, ma è De Rapino. È uno che si è nutrito di De André, quindi già... Ha le sue vitamine, quindi sono molto sicuro. Io volevo dimostrare una cosa fondamentale, di un passaggio di civiltà. Ma che c'entra? C'entra perché, a parte gli eventi naturali come il terremoto, perché anche il terremoto parla, un personaggio anche lui, la cosa brutta, diciamo, vi dico io come stanno le cose, si racconta con tutto, però mi è venuto in mente, spulciando tra le mie cose, che nel 75 Pierpaolo Pasolini scrisse un articolo molto importante per il Corriere della Sera, lo intitolò La scomparsa delle lucciole. Voleva indicare con la scomparsa delle lucciole il passaggio da una civiltà agricola a una industrializzata, che era anche un passaggio di valori, di cambiamenti. Pasolini fu un profeta in questo, cioè quello che accade oggi a tutti i livelli era quello che era già, si prefigurava, dalla non so, influenza negativa dei mezzi di comunicazione, della televisione, fino a tutto il resto, ai disvalori, così come li chiamava, e che oggi viviamo, come dire, di falsi ornamenti. I greci li chiamavano callopismata, cioè delle cose come la bigiotteria dell'anima, insomma, non sono cose valide da un punto di vista dei valori di riferimento. E quindi questo passaggio negli anni 60 ho voluto riprodurre in questo tempo, cioè il Mengo che vive da solo, i paesi che sono abbandonati, sono tantissimi l'ho fatto una ricerca abbastanza ampia, sono paesi che sono diventati così per l'emigrazione, per ragioni sociali, per ragioni naturali. C'è un paese a cui mi sono ispirato, che si trova in provincia di Salerno, si chiama Roscigno Vecchia, è un paese molto particolare perché cammina, cioè si muove su una falda e sta arrivando al punto in cui precipiterà quando finirà questa. Ci abita uno solo con un cane. Se tu vai su internet trovi Roscigno Vecchia, trovi questo signore con la barba bianca. Pure a Rocca Calascio, se non sbaglio, c'era un signore con... Uno. È usanza, proprio. È Mengo. No, ma ci sta veramente che... Io andai a Rocca Calascio per altre ragioni, insomma, però mi fermai a mangiare a Calascio, che è il paese che sta sotto, perché un signore di Lanciano che lavorava lì, c'era un'impresa, un'azienda che faceva scavi, tubi, eccetera, mi disse che questa signora faceva gli gnocchi più buoni del mondo.
E io ci ho andato, era ora di pranzo, e in effetti hanno gli occhi più buoni del mondo. Wow. Quando ho visto Padre Pio entrare, stavo tra il vino rosso e gli gnocchi di patate, due o tre piatti. Si chiamava Ruscitti Maria, ecco perché chiamo Ruscitti Domenico, detto Domenico. Cioè, ho dedicato a quella signora che oggi non ci sarà più perché era anziana allora. Che bella dedica! E quindi, che era un po' come mia madre. Lo gnocco, no? Che cosa può fare? Al maschile. Remo, ma prima hai parlato di questo progetto musicale. Letteratura, musica, teatro. Io qualche mese fa ti ho ammirato al FLA in questa trasposizione teatrale di Liborio. C'è in animo anche per le cronache di Scarcia Fratta qualcosa del genere? Io ne stavo parlando, forse conosco un Gabriele Tinari a Lanciano, che volevamo fare qualche cosa, una sorta di recita, di lettura scenica collettiva, che lui interpretava i vari personaggi. È una cosa ancora molto da venire, che adesso è venuta fuori questa questione del rapporto tra musica e poesia, non per merito, io ho fatto i testi, però ogni tanto sono abituato a fare qualcosa insieme con Stefano Barbati, che è un grande musicista, un ottimo chitarrista, e lui anche compone. Ha preso dalla musica, sto periodo. Come abbiamo fatto? La musica, ti trova qui. Filosofia e musica, con me sfondi una porta aperta. Ma quelle, le dissonanze filosofiche, quelle musicali, vanno a pari passo. Ah, che sensibilità bella. E quindi vediamo queste cose come... Abbiamo sforato, ma chi se ne importa, siamo troppo felici. Poi il teatro forse si farà al Marruccino l'8 di maggio, con Pino Amendola, che farà la parte di Liborio. Ah, ecco, e io farò, so, la maschera. Suggeritore. Sì, voglio andare in però sul palco ti ho trovato molto a tuo agio. Beh sì, ma io ho fatto l'insegnante è un grande attore, se no, sì, sarebbe un disperato. E mo dovrei andare anche in Germania, perché Liborio è uscito anche in tedesco. La Ken Haber l'ha tradotto un bravo traduttore che ha tradotto Camilleri in tedesco. Che bello. E mo dovevo andare a Berlino, a Amburgo. Che onore ci hai fatto a venire qui oggi. Sì, ma quindi mostra la guerra è impossibile. No, ma tocca una cosa gratis. Facciamo che quello è l'ultimo dei problemi. Facciamo così. Grazie, Remo Rapino, io veramente. Io ringrazio, Davide. Sono andata a boh. Ah, ma che scherzi. No, io sono cercato qui di essere me stesso. E quindi tu hai fatto veramente, come dire, ci hai fatto toccare l'apice. L'Angiarmo sta in eccellenza, no, in Serie B. Tanto un complimento. No, io cerco di essere me stesso, io sono così, sono anche peggio comunque, volendo. Allora, per scoprire il peggio ci ritroviamo una prossima volta. Volentieri, va bene. Io voglio grazie Remo Rapino, veramente. Adesso recuperiamo la nostra Tiziana e anche oggi andiamo a salutarci. Quanto è simpatico Remo Rapino, che si sappia, ma quanto è bravo, lo ascolterei per ore. Compagnia preziosa, vero, si può passare il tempo ad ascoltarlo, a leggerlo, a berci una vedo, cosa, bravo, sì, io lo vedo un anche bicchiere di vino, perché è veramente una persona assolutamente piacevole, sì, di cui circondarsi, e questo succede con i grandi ospiti. Ma averlo come insegnante, pensa. Ma tu ci pensi, con le cuffiette Enrico Ruggeri. Io a scuola ascoltavo spesso musica, non so voi, no? Sì. E io ascoltavo proprio Enrico Ruggeri, guarda un po' che coincidenza. È stato bello incontrarli oggi qui a Interno 8, appunto Enrico Ruggeri e Remo Rapino. Qualora vi siate persi la puntata, la potete ritrovare su YouTube a momenti, dai, massimo domani mattina potrete rivederla tutta e insomma essere magari un'occasione anche per scrutare nella pagina YouTube di Rete 8, dove ci sono i tanti programmi che hanno fatto il successo di questa rete. Lo vogliamo dire o no? Lo vogliamo dire o no? E allora diciamolo. Galvano, lo spumante non le porta. Lo spumante, stiamo brindando ormai da giorni, sì, la notizia è ovunque, l'avrete sicuramente letta nei social, sul centro, Rete 8, 48esimo posto tra tutte le TV locali, un grandissimo successo, l'unica tra i primi 100 abruzzese, lo vogliamo dire, l'unica abruzzese? Diciamolo. Diciamo, naturalmente questo è merito di grandi maestranze al servizio di questa rete, grandi professionisti, poi insomma andate a scrutare un po' la notizia perché troverete tutti quelli che sono gli elementi che incidono, no? C'è l'innovazione tecnologica, le assunzioni, qualità dell'informazione.
Guardalo, guardalo come gongola, ma fai bene, le ma fai bene. Gongola. Gli staff che accompagnano sempre, i registi, ma tutto, gli tutto, operatori. Tutto, e veramente. Quanti grazie dobbiamo al nostro pubblico? Perché se non ci foste voi, a voglia qui. Però con voi dal 48 possiamo salire al 47, che sì. Dite? Accettate la sfida, ce la mettiamo tutti proviamo, insieme. Dai, io direi che si può fare, intanto noi torniamo venerdì prossimo con altri due grandi ospiti, gli ultimi della stagione. Ma top secret. Gli ultimi due però... saremo qui fino alla fine del mese perché poi l'ultima puntata sarà dedicata un po' ai ricordi di questa, di questa stagione bizzarra, sì, direi, sì. Cambio condominio, ve ne dobbiamo raccontare tante, per cui buon motivo per stare con noi fino alla fine del mese. Dove? Su Rete 8. Quando? Tutti i venerdì. Venerdì alle 21. Oh, avete imparato, siamo alla fine stagione, sì, ce l'abbiamo fatta. Ti metto ansia. Mi metti ansia, non sì. Sai quello che deve ancora arrivare. Intanto noi ci fermiamo qui, ringraziamo Lino Lallone in regia, grazie Galvano Coppa, operatore di ripresa, grazie Andrea Di Fabio, grazie a tutti voi per averci seguito. Allora, a venerdì prossimo su Rete 8. Ciao.